Bene, siamo in diretta. Ciao Alessio. Ciao Adriano, come stai? Tutto Tutto bene, grazie, spero anche tu. Allora, benissimo, bene, grazie, sì. abbiamo un paio di minuti di ritardo nell'inizio della nostra diretta, ma stiamo aspettando, ecco, arrivano le prime persone, vedo che stanno arrivando. Io ogni tanto cercherò di dare un'occhiata anche alla chat della nostra pagina YouTube, della nostra diretta. Benissimo. Allora, intanto facciamo vedere un attimo le nostre facce, così salutiamo. Eccoci qua. Bene, siamo in diretta. Oggi abbiamo Alessio Cocchi con noi. Lo stiamo vedendo qua alla mia sinistra. Ciao Alessio. Sì, perché poi ho la telecamera che mi fa vedere al contrario. È come scattare con un Hasselblad, Alessio. Bisogna fare. Sì, esatto. Siamo Bene, allora amico. siamo al quarto appuntamento con Alessio, con la nostra per noi classica diretta, il classico appuntamento del mercoledì pomeriggio. L'abbiamo spostato alle 18 perché, essendo nella fase 2 ormai dell'emergenza Covid, alcuni hanno ripreso a lavorare, quindi alle 18 forse è un orario più indicato per far sì che anche chi esce dall'ufficio può seguirci. Intanto ringrazio le persone che stanno iniziando ad arrivare. Di cosa parliamo oggi? Quindi facciamo vedere un po' la copertina della nostra diretta di oggi. Eccola qua. Abbiamo già anticipato qualcosa nelle storie di Instagram, sia nella mia pagina che in quelle di Alessio. Parliamo di fotografia istantanea, che è una cosa che sembra essere un pochettino anacronistica, forse, visti i tempi, visto il modo di scattare di tutti, visto il modo di lavorare. Ma è un argomento che, dopo aver affrontato insieme ad Alessio un po' le attrezzature, un po' la luce, e in qualche caso abbiamo anche accennato a un certo tipo di fotografia, quindi in pellicola, ad un modo di fotografare un po' più riflessivo, ad un modo anche più artistico, che quindi rispecchia anche molto il modo di lavorare di Alessio. Abbiamo deciso insieme, parlando nei giorni scorsi, di affrontare questo argomento. E quindi chi meglio di Alessio per parlare di questo? Perché nel suo modo di lavorare l'utilizzo di pellicole a sviluppo istantaneo avviene con una certa frequenza. Bene, passo un attimo la parola al nostro amico Alessio, poi abbiamo preparato, diciamo così, una slide sia di introduzione, ma poi anche di approfondimento dell'argomento della fotografia istantanea. E Alessio, ti passo la parola, così anche tu puoi dire la tua e introdurre l'argomento. Grazie mille. Sì, è proprio perché abbiamo parlato già negli altri talk di attrezzature, abbiamo fatto uno, insomma, quello che a me è piaciuto tantissimo, descrivendo come un fotografo può lavorare anche con i materiali tradizionali. Abbiamo un attimo tralasciato, per parlarne oggi, dell'argomento della fotografia istantanea, che non è come la copertina fa intendere solamente la fotografia Legata legata alla alla tecnica tecnica del della Polaroid, Polaroid, ma ma proprio proprio vorrei vorrei fare fare un un discorso discorso generale generale sull'immediatezza sull'immediatezza della della fotografia, fotografia, che che oggi oggi probabilmente probabilmente la la vediamo vediamo agli agli eccessi eccessi della della rapidità, rapidità, perché perché con con i i sistemi sistemi digitali digitali siamo siamo abituati abituati a fare fare vedere vedere in in continuazione. continuazione. L'altro L'altro giorno giorno in in studio studio, scattando scattando sempre sempre con con i la Polaroid, Polaroid, facevo facevo la la battuta, battuta, no? no? Che Che aspettare aspettare un un minuto minuto e e mezzo mezzo che che si si sviluppi sviluppi la la Polaroid, Polaroid, oggi oggi sembra sembra di di passare passare la la giornata giornata a a vedere vedere la la Polaroid. Polaroid che si sviluppa. In realtà prima era una cadenza che dava il ritmo al servizio, per cui Una una volta volta fatto il fatto il test di test di luci luci o di o di posa posa con la con la Polaroid, Polaroid, dovevi dovevi aspettare aspettare comunque comunque che che si si sviluppasse, sviluppasse e c'era c'era questo questo pathos pathos incredibile, incredibile, no? no? Di Di tutto tutto il il pubblico pubblico che che assisteva assisteva al al servizio, servizio, che non che non aspettava aspettava altro altro di di vedere vedere tutti tutti la la Polaroid Polaroid come come sono sono adesso, adesso, tutti tutti sul sul monitor monitor del del fotografo fotografo che che vogliono vogliono vedere vedere come come viene viene lo lo scatto. scatto. E E quindi, quindi, a a parte parte questa questa battuta, battuta, volevo volevo generalizzare generalizzare la la fotografia fotografia istantanea istantanea per per dare dare il il concetto concetto dell'immediatezza dell'immediatezza dell'immagine, dell'immagine, sia sia in in esecuzione esecuzione che che anche anche in in visione visione della della fotografia. fotografia. Quindi, Quindi, la la fotografia fotografia istantanea istantanea è è un un qualcosa qualcosa che che prevede prevede un un supporto supporto fisico. fisico. Quindi, Quindi,
o che sia vista nel display della macchina, o che sia vista su una Polaroid, o che sia vista, poi ci introdurrai una bellissima esperienza di Sanremo e faccio la spoilerata del dopo, di una bella stampa in, però istantanea, o che sia anche una mostra, no, dove qualcuno ha già fatto una serie, ha prodotto una serie di materiali e quindi istantaneamente te li vedi. Questo fatto dell'istantaneo ha subito delle variazioni nel tempo, perché adesso tutta la fotografia istantanea con i sistemi Fuji o Polaroid viene fatta tipo il giocherello, no? Anche da tanti fotoamatori. Io ti dico così sempre per farla spiritosa, un grandissimo amico fotografo doveva fare il regalo di compleanno alla sua nipotina. La nipotina penso abbia 5 anni. E fa: zio, zio, mi fai un regalo del tuo mestiere? Che lo zio non capiva, perché lui fa dei libri di nudo, insomma, e voleva la Instax, no? Perché con tutte le sue amiche probabilmente si sono rotte un po' di usare le fotografie del telefonino che magari ruba dalla mamma, oppure io penso che qualcuno di 5 anni sicuramente ha già il telefonino in mano, ma di fare un qualche cosa di straordinario. Quindi vedi l'interesse artistico di una bambina, in questo caso, che non vede più il telefono come il mezzo perché ce l'hanno tutti, ma vuole fare quello originale, quindi usa la Instax e fa l'istantanea, quelle piccoline che poi si mettono tipo post-it accanto al letto. Ma guarda, Alessio, se posso un attimo interromperti, io confermo assolutamente questa tendenza di oggi, tant'è vero che anche mia figlia e anche le amiche di mia figlia si dilettano a scattare con le Instax, sia in quella che ho io, che è quella un pochino più grande, ma per il compleanno, se non sbaglio, di 2 anni fa, mia figlia ha voluto la sua Instax Mini, e tra l'altro Fuji è stata anche molto furba perché l'ha fatta in tutti i colori del mondo, proprio per attirare i ragazzini, i bambini. Ma la cosa bella è vedere nell'armadio, nelle ante dell'armadio di mia figlia, le sue Polaroid attaccate, fatte magari a casa della sua amica, cosa che si era davvero persa, perché sì, è vero che i telefoni sono pieni di fotografie, è vero che le schede SD delle macchine sono piene, ma le stampe non ci sono. Invece tornare a scattare con questi dispositivi a sviluppo immediato ha portato anche i ragazzi di oggi ad avere un supporto fisico in mano da poter appunto tenere e guardarsi anche tra di loro, ecco. Ok, mi sono tolto le cuffie perché Alfonso, che saluto, ci dice che quando mi metti in video da solo si sente l'eco, quindi magari proviamo adesso, okay, che ho tolto le cuffie, se c'è qualcosa di diverso, oppure se era perché aveva aperto il telefonino. Okay. Proseguiamo con questa tua interessantissima esperienza, anche personale, per dire che tutto quello che tu appendi è visibile, no? Tua figlia, quando aprirà l'armadietto, vedrà i suoi ricordi, invece se ritorna sempre lì quando sono chiusi dentro un cellulare o dentro un computer, sono meno fruibili. Però io facevo questa specie di preambolo per dire che comunque la fotografia istantanea non è solamente nella Instax o nel Polaroid, è anche in tutta una serie di rappresentazioni fotografiche che hanno uno stile di istantaneità. Poi, quando ti passerò, dopo aver fatto la lettura della presentazione che ho preparato, ti passerò il discorso anche per parlare delle tue esperienze, di alcune tipologie di lavoro che fanno parte dell'istantaneità. Nella fotografia istantanea, ed è per questo che ho preparato la presentazione, vorrei parlare di alcuni fotografi, di importantissimi fotografi, in questo caso due che ho nel cuore, che hanno usato la Polaroid in maniera differente, cioè la fotografia istantanea analogica in maniera differente, ma ne hanno fatto un unico concetto artistico. E quindi inizierei probabilmente da una frase di Paolo Roversi, che puoi trasmettere. Bene. Più che altro è una risposta di Paolo Roversi. È un giornalista che gli fa una domanda quando Paolo Roversi, che era abituato a scattare
tutti i suoi servizi editoriali e servizi di campagne pubblicitarie importantissime, quindi stiamo parlando di uno dei top 10 photographers in the world. Alessio, se posso interromperti, ricordiamolo magari per chi non lo sapesse, che proprio il calendario Pirelli del 2020 è stato scattato da Paolo Roversi, quindi per capire anche il livello di questo fotografo. Bravissimo, esatto. Infatti è attuale, è un artista che è in voga, a parte perché ha fatto il calendario Pirelli, ma è uno dei pochi che continua a fare altissima qualità di fotografia a livello artistico in editoria. Lui è di origine italiana, però si è spostato a Parigi da tantissimo tempo fa. E io non ho avuto l'occasione di conoscerlo personalmente, però ho visto diverse interviste. Ho avuto l'occasione di andare a casa sua a Parigi perché la moglie era un agente di fotografi e quindi io volevo entrare sotto la sua ala protettrice, ma in realtà poi non mi selezionò perché a quell'età penso avessi avuto, non lo so, forse 28 anni. Mi disse: ancora devi perfezionare il tuo stile, no? E probabilmente anche da quello che ho iniziato a fare tutta la ricerca di cui ho parlato in tanti talk precedenti. E Paolo praticamente aveva la sua attrezzatura in banco ottico e faceva praticamente quasi tutti i servizi in formato 20-25. Adriano, ci metti accoppiati perché senti l'eco, si sente l'eco. Se vuoi provare la visualizzazione di io te insieme invece che... Che? Sì, vediamo. Sì. No, perché questo adesso c'è la presentazione a tutto schermo, giusto? Dobbiamo lasciarla così, sì, scusami. E quindi, dopo che aveva fatto tanti anni di esperienza con la Polaroid 2025, quindi tutta la sua arte, e dopo mostrerò qualche immagine, è fatta di unicità di immagine, per cui in un Polaroid 2025 hai un click a disposizione e da quel click non si esce. Con l'intervento del digitale, con l'avvento del digitale, praticamente si trovò un attimo spiazzato. La frase di questo giornalista che dice: la Polaroid è stata un po' la tua compagna di viaggio e l'idea di questa fine mi è sembrata molto intensa. Hai mai avuto dei lutti artistici? Roversi risponde: non mi piace la parola lutto, cambia parola, perché in realtà lui stava facendo un procedimento di adeguamento al digitale per trovare attraverso il digitale una tecnica che gli permettesse di avere una stessa forma di quello che il Polaroid in realtà unico tirava fuori precedentemente. Quindi lo ha superato in maniera molto agile, probabilmente ci ha messo un po' di tempo, io non l'ho mai intervistato, però ho seguito tutti i suoi lavori. E comunque la sua bravura, ed era quello che ti dicevo tempo fa quando parlavamo del calendario Pirelli, che non mi è piaciuto tantissimo perché vedi che non è un lavoro originale fatto in Polaroid 2025. Però questa è una cosa tecnica che ora aggiungo alla conversazione. La Polaroid ha rifatto completamente nuovo, penso adeguando gli acidi che magari non erano molto compatibili. Ha rifatto il formato 20-25, quindi per alcuni fotografi è ancora possibile scattare in formato 20x25 o 8x10 in inches in Polaroid. Quindi credo che anche Roversi abbia iniziato a lavorare con i veri Polaroid. E farei vedere l'immagine spiritosa successiva di come è impostato un fotografo che lavora in banco ottico. Quindi questa è un'immagine di Paolo Roversi, è un autoritratto che fa vedere quando con il suo banco ottico fa uno dei suoi scatti. C'è un'altra foto dopo, spiritosa, quando al posto del banco ottico 20-25 lui sta usando la famosa SX70, che io ho sia il banco ottico 20-25 in Polaroid, la sviluppatrice Polaroid, che anche la SX70, quindi hanno due modi di affrontare il lavoro completamente diverso. Uno è mastodontico, no? La Polaroid 20-25 non ti permette tanta mobilità, mentre la SX70 è una vera istantanea, è quella
che probabilmente io ho usato per prima da piccolo, ma non era mia, non me l'hanno mai regalata, me la sono dovuto comprare da solo. Era di una zia, penso, che è foldable, quindi la ripieghi e ti entra addirittura nel taschino della giacca, e quindi è fighissima anche da portare rifinita in pelle marrone, ti fa anche look. E volevo parlare appunto di che cosa vuol dire scattare in istantanea. Roversi, quando eseguiva ed esegue i suoi lavori di editoriale moda, fa un click. In quel click c'è tutta la preparazione della scena, c'è tutto il lavoro di tutta l'equipe, è uno scatto unico, irripetibile, irriproducibile, a meno che uno non faccia una riproduzione fotografica della Polaroid. E questo dà un valore artistico incredibile. È per quello che molto spesso io decido in alcuni servizi fotografici di scattare in Polaroid, perché l'effetto che ha sul cliente, l'effetto che ha sul modello, è un po' come quando in film hai poche cartucce in canna e quindi hai una dozzina di scatti nel rullo. Ecco, in Polaroid è estremizzato perché hai un click per quanto riguarda il banco ottico, mentre con la SX70 ora ne è 8, prima erano 10, io non so se sbaglio, se è ancora da 10, ma mi sembra da 8, perché non c'entrano più con i nuovi acidi, ed è comunque un'opera unica, che come questa foto che vediamo successivamente tratta dal negativo di una delle fotografie scattate da Roversi, perché una caratteristica che un po' contraddice quello. Tutti insieme hanno a livello artistico è incredibile. E se mi fai vedere la foto, no, tutto ok, c'era soltanto una persona che aveva detto che un attimo non ti aveva sentito, ma ora ti stanno sentendo, quindi forse si è perso una piccola parte, diciamo, quando, diciamo, 20 secondi fa. Guarda Alessio, faccio una cosa soltanto, nella presentazione provo ad ingrandire appena magari anche... Queste Polaroid che sono tutte una accanto all'altra, giusto per farle vedere forse un pochino meglio a chi sta osservando, che si riesce a fare, vedo. Sì. Scusami Alessio, ma mi dicono che non si sente il tuo audio. Bisogna che un attimo cerco di capire cosa sta succedendo. Sì, guarda, vedo in chat che dicono. Adriano, prova a spegnere il tuo microfono. Lucio, quando vai sulle foto non si sente più parlare. Allora, cerchiamo di risolvere, mi scuso un attimo per questo problema tecnico. Cerchiamo di capire come fare. Voglio capire quando è che non si sente. Dunque, forse quando non hai... Io continuo a parlare perché altrimenti non si renda conto, sì, che sto parlando o no. Sì, probabilmente quando sei in schermata piena
Vediamo, ho l'audio di disattivato. Scusate. Allora, quando Alessio è in solo in video si sente l'eco, e l'eco penso che l'abbiamo risolto, perché poi mi avevano scritto privatamente su WhatsApp che ora il problema eco non c'era più. Non si sente Alessio quando mostri le immagini, mi scrive Lucio. Addirittura. Non si sente Alessio quando mostri le immagini. Strano, perché quando abbiamo registrato le prove funzionava. Sì, esatto. Chiedo gentilmente, se potete rispondermi in chat, se io mostro le immagini e c'è anche Alessio mostrato in alto a destra, come provo a fare in questo momento, si sente Alessio? Se mi si sente, provo a fare così, guarda. Se si sente il commento, sì. Oppure in questo momento non si sente. Vediamo, sto mettendo adesso, quindi il keynote con Alessio in alto. Se gentilmente qualcuno può farmi sapere se Alessio può parlare adesso, se si sente, vediamo se il tutto funziona. Sì, è perché siamo leggermente in differita e quindi la risposta, esatto, arriva un po' dopo per la differita. Esatto. Vediamo se qualcuno ci risponde. Ora però bisogna che parli, perché altrimenti... Sì, devi parlare tu per cortesia, intanto vediamo... Che non... intanto mi stanno rispondendo, mi stanno rispondendo Alessio, ora sentiamo entrambi, quindi forse la soluzione è tenerti okay. Sempre nella... perché qualche volta ti ho tolto dall'angolino. Se mi hai tolto, togli anche l'audio, probabilmente, perché esatto, la finestra ha l'audio incorporato. Quindi abbiamo risolto, sembra che sia tutto ok, io lascerò le immagini in questo modo. Benissimo, grazie ragazzi per la collaborazione, ottimo, grazie. Grazie mille, scusate. Io continuo a parlare di questa immagine perché da piccolo, veramente... piccolo tra virgolette, da piccolo fotografo, da principiante fotografo, quando ho affrontato il tema delle Polaroid, non mi spiegavo come venissero fuori queste opere d'arte. In realtà è molto difficile farla con la 600 o con la SX70, in realtà la fotografia fatta con un banco ottico e di dimensione 8x10 è incredibilmente entusiasmante, e anche credo proprio la qualità, anzi non è che credo, proprio lo è, sicuramente superiore, e quindi riesce a fare l'opera d'arte. Perché parlo di opera d'arte? Perché in realtà in Polaroid si permettono all'artista anche degli errori, che come in pittura, no? I quadri dove c'è un qualche cosa che è un aneddoto e quindi l'errore diventa non un errore vero, ma diventa l'aneddoto, per cui spiegando quell'errore si dà più valore all'opera dell'artista. E quindi ti avevo preparato la successiva, sì, che è lo scatto in bianco e nero, dove quando apri la Polaroid, naturalmente una parte di acido non ha aderito alla parte del positivo, sì. E quindi c'è questa sbavatura, no? Che sembra che non sia finita l'opera, e che a me entusiasma tantissimo. Cioè, tutte le volte che apro un Polaroid magari sento no, peccato, invece per me è una figata. È l'imperfezione che la rende ancora più una cosa unica. Perché a fare perfetto tutto sono buoni in tanti, a fare questi difetti qui ci vuole che tu abbia fatto quell'errore in Polaroid, o che quella Polaroid magari sia stata difettosa, ma molto spesso... chi ha usato Polaroid sa benissimo che il fotografo non ha pulito i rulli, o c'è un pezzettino che si è indurito di acido nei rulli, e quando tiri non schiaccia bene, quindi non pressa l'acido sul positivo. E quindi abbiamo affrontato un attimo il tema di Roversi, il suo modo di lavorare, i suoi temi, l'uso della macchina Polaroid, quindi della fotografia istantanea statica, e tutte le sue opere che ritraggono sia il personaggio che la moda nel momento in cui sta scattando in editoriale, fa posare. Lui tende molto a far posare come una statua, usando anche degli effetti di mosso, usando una tecnica di luce del light painting, sì. Mentre volevo anche parlare, non al contrario, ma chi ha usato le Polaroid in maniera veramente molto più istantanea, che è un famosissimo fotografo che tutto il mondo conosce, e che è Helmut Newton, partendo da una frase curiosa sull'istantanea di Helmut Newton. Dice: Helmut Newton utilizzò le Polaroid non solo in virtù della loro poesia,
ma anche e soprattutto come strumento essenziale per realizzare le prove di luce e composizione che precedono i servizi. Molti fotografi si sbarazzavano di questi scatti di prova. Per nostra fortuna, Newton li conservò. E parto da questa frase perché effettivamente la fotografia istantanea, come si diceva all'inizio, nasce per testare quello che in pellicola non potevi vedere, cioè per vedere in un minuto e mezzo quello che poi sarebbe venuto in pellicola. Naturalmente, non essendoci il digitale, non potendo fare prove a caso, il Polaroid era preziosissimo e faceva il test luci e soggetto, come dice questa frase. Ora, io non credo a questo giornalista che ha scritto che molti fotografi le buttavano via, magari le mettevano da parte oppure le regalavano magari alla modella. Quello è un gesto bellissimo che io ho quasi sempre fatto, magari con una firma, con la data, quindi diventa una specie di dedica durante il lavoro. Però il fatto che questo giornalista dice per fortuna li conservò è perché ci sono dei lavori di Newton, quindi pubblicazioni di libri, di un libro in particolare che si chiama proprio Polaroid, cosa che se non avesse conservato gli scatti non sarebbe mai stato eseguito. E ricordo, e dopo ne darò prova, di una fotografia di aver assistito a una mostra bellissima qua a Milano, dove parte dell'esibizione erano proprio i Polaroid di Newton autografati che venivano messi in vendita. Dopo li faremo vedere. Intanto, se scorri, si vede la differenza di come Newton usava la Polaroid. Quindi qui è veramente un'istantanea. La fotografia è molto gestuale, fa parte di una scena, è un frame di un film, è il momento in cui l'atteggiamento delle sue modelle creano un episodio. Questo è un bellissimo Polaroid con sotto le firme, poi non si capisce bene che cosa è scritto, e fa parte di una collezione, e assomiglia molto, perché io ho dell'evento in Galleria Sozzani e della mostra di Newton, dove erano in vendita le fotografie, ho solamente un'immagine e non sono riuscito a trovare il dettaglio, il particolare delle immagini che venivano proiettate, che venivano presentate, scusa. Però questa qui ci assomiglia molto, e anche come erano firmate sotto. E l'altro uso del Polaroid, un po' più posato, però con questo drammaticamente contrastato bianco e nero, come era la tecnica di scatto, il suo stile, è la successiva, dove naturalmente mascherata, no? Con questa calza in testa, con questo outfit, vedi la differente interpretazione fra una foto al 100% artistica di interpretazione con una più realista. Poi puoi scorrere sull'altra, sì, che è sempre di scena, che sembra anche disordinata, no? Perché essendo un'istantanea è fatta così, in modo non frettoloso, perché sicuramente sarà studiata, ma in modo istantaneo. E molte volte mi rendo conto che quando eseguo delle Polaroid, che lì per lì non mi sembrano un granché, e che però fanno parte della storia di quel servizio, di quel momento in cui io le ho scattate, comunque anche se sono veramente disordinate o anche venute male, tipo delle volte la Polaroid quando scatti fa il click, però ti muovi e quindi inquadri un'altra cosa quando poi scatta veramente, ecco, una volta poi rimesse insieme e ricomposte fanno un'opera d'arte. Opera d'arte che era esposta, e puoi andare alla successiva diapositiva, in questa mostra che io non ricordo bene che anno fosse, ma mi sembra il 98, allo spazio 10 Corso Como, in Corso Como qua a Milano, dove la Franca Sozzani aveva iniziato a fare delle bellissime mostre di famosissimi artisti, naturalmente legate al fatto del Vogue Italia, di cui deteneva la leadership.
E prima parlavo del libro di Helmut Newton che si chiama Polaroids, e lo possiamo vedere in con la copertina rappresentata nella prossima diapositiva, che è tutta una collezione di Polaroid di Helmut Newton. Per andare e spingersi oltre, quindi per affrontare ancora di più il livello prettamente artistico, volevo parlare di chi ha usato la Polaroid affiancata ad un concetto arte. In questo caso si parla della pop art, e quindi volevo scherzare facendo vedere delle diapositive di uno che per me è un mito, Robert Mapplethorpe. Sono andato a vedere a New York avevo 17 anni, sono andato a vedere la sua mostra, e mi ha sempre affascinato il fatto che all'inizio, non comprendendolo più di tanto, lasciando fare per non far mostrare le fotografie spinte, di come lui interpretasse i corpi, e ho ritrovato delle Polaroid che puoi far vedere, che tra l'altro è una Polaroid che fotografa un soggetto che sta usando la Polaroid. E è una foto nella fotografia, no? Naturalmente è forse abbastanza schermata, ma non so se tu conosci l'opera di Mapplethorpe, che è abbastanza scabrosa. Insomma, era impossibile mostrarla nella sua interezza su YouTube. Conosco bene Alessio, anche un libro incredibile con questi corpi, spesso anche scultori, sì, illuminati in maniera incredibile, quindi invito tutti a andarsi a guardare alcune immagini di Mapplethorpe, perché veramente sono di un livello davvero alto, ecco. Sì, e questo è per affrontare un tema a me molto caro. Io tempo fa ho avuto in studio un modello che assomigliava, secondo me, talmente tanto a Mapplethorpe, quando mi ha mandato le fotografie mentre era ancora a Lisbona, che quando ha deciso di venire a Milano per farsi fotografare, io ho fatto un omaggio a Mapplethorpe, inserendo solamente alcuni dettagli, cioè senza tante pretese, ma mi sembrava molto carino, non avendo mai avuto l'occasione di fare nel nudo maschile un qualche cosa di spinto, perché lo lascio fare a lui, lui aveva quello come filosofia di fotografia e come espressività artistica. Io ho completamente diverso tema, e quindi vado più sull'eleganza, e ho fatto quindi molto elegantemente un virtuale ritratto ad un personaggio che a me assomigliava moltissimo a Robert Mapplethorpe. Però prima di far vedere l'esecuzione di quel servizio, e per far vedere come è stata usata la Polaroid in funzione poi di una previsione delle luci e dell'inquadratura della pellicola, volevo far vedere anche il libro Polaroids, che proprio ha in copertina lo scatto che ho fatto vedere della Polaroid, e anche questo qui è un bellissimo libro da avere in collezione, magari, non credo che sia assolutamente più disponibile. E poi, in maniera scherzosa, facciamo vedere che cosa succede con la SX70 in questi due piccoli video che ho tratto dal backstage del servizio al modello, che mi ha ispirato a scattare il tema di Robert Mapplethorpe. Partono? Sì. Ok. Lo faccio vedere magari un paio di volte, visto che è così breve, però se sì, si riesce a sentire anche il suono dello scatto, sarebbe bello, non so se si riesce a percepire. Lo faccio andare un paio di volte. Ok, spero si senta l'audio, perché tutti i suoni delle macchine che io uso hanno un ritmo, no? Hanno una loro filosofia. E quindi era l'SX70, che dentro ha il motore per far passare la Polaroid attraverso i rulli e poi svilupparsi. E invece nella foto lì faccio vedere la scena, e quindi quello che io sto facendo con la Polaroid. In realtà
La Polaroid successiva, che puoi anche mostrare, che è il ritratto di come viene poi in realtà impostando la macchina con le stesse luci che si vedono in quella ripresa mentre uso la Polaroid, ma attraverso tempo, diaframma e tutte le tecniche possibili, hanno questa pasta. Questa in realtà l'ho eseguita con un altro dorso Polaroid della Mamiya RZ67 e l'ho realizzata per far poi tutto il servizio in negativo in bianco e nero, e volevo far vedere che da una Polaroid così il fotografo vede che ci sono tutti i bilanciamenti delle luci con una morbidezza impressionante, unica, che solamente un Polaroid può tirar fuori, perché poi in pellicola viene diverso, per poi andare a fare un provino a contatto di un negativo e quindi la slide successiva, scattata con la pellicola Kodak in bianco e nero, di come poi viene il ritratto del modello. Scusami Alessio se ti interrompo, visto che abbiamo vai. Anche parlato di pellicola, ho notato, e torno magari a farla vedere anche a chi ci sta osservando, ho notato che in questa immagine si legge Kodak 400TX e se non sbaglio tu sei un appassionato di Trix. Sì, sì, in realtà ora la sigla è TX400, però il Trix è lo stesso. E tra l'altro, guarda, per farti capire la mia fissazione, ora non so se mi assento un secondo, ce l'ho qua nel cassetto. Ma certo, ti aspettiamo, non scappiamo. Guarda, qui ho conservato, dimmi se si sì, vede sì, perché perfettamente, ti faccio anche vedere più grande, ecco qua. Okay. Questo è una confezione originale, nuova, di un Trix, perché non fanno più questo pack, e questo è scaduto nel 2002, quindi questo è del 1987, perché io a questa pellicola sono affezionato e sarà nel mio museo sicuramente, però non era per fare pubblicità, era per dire che quello che per me è più malleabile è questa di pellicola in bianco e nero, poi è questione di gusti naturalmente. E arrivato a questo punto volevo introdurre una frase che porta in causa un altro personaggio, artista, che ha conosciuto un altro super personaggio, artista. Puoi far vedere la frase che dice: prima di Instagram c'era la Polaroid e Warhol. Eccola qua. Questo è Oliviero Toscani, che per fortuna sua è riuscito a conoscerlo, a conoscere Andy Warhol e a fotografarlo, che naturalmente dice una cosa molto intelligente, cioè prima di Instagram c'era la Polaroid e Warhol. È un concetto molto sintetico che fa capire dove si sta, quindi nel pop art, come si rappresenta Polaroid, e il futuro è Instagram, visto al contrario è che adesso abbiamo Instagram, prima quello che si faceva con Instagram lo potevi fare con la Polaroid, come abbiamo spiegato all'inizio, quindi la nipote del mio amico e tua figlia hanno il loro Instagram fisico, quindi analogico, fatto da piccole istantanee, e chi meglio dell'arte istantanea, quindi della pop art, dell'arte popolare, è insieme in questa frase la rappresentazione di un concetto, che è quello per cui volevo poi, con la battuta finale, dire: si parla di fotografia istantanea, ma non è legata solamente a un marchio o a un artista, è proprio un concetto che ha fatto storia e che per fortuna continua a fare storia, visto che ci sono delle edizioni nuove di Polaroid, c'è il tentativo in alcuni formati di riproporre e quindi riprodurre i Polaroid 8-10, quindi il formato 20-25, e spero, visto che a Taiwan stanno facendo il dorso delle Instax o dei Polaroid 600 che vanno sulla Hasselblad tradizionale, quindi analogica, e sulla
Mamiya analogica, quindi vedo che tantissimi produttori stanno riproponendo un qualche cosa che sembrava scomparso, e invece come nel nostro Back to the Future, no, di, sì, di Talk, un'altra volta si presenta un tema che è attualissimo, e non solo è attuale, è divertente, ma è anche legato al mondo artistico. La slide successiva è l'articolo in cui fa vedere Toscani, che è insieme a Andy Warhol, e la foto successiva, la puoi proiettare subito, è la fotografia di Toscani che ha fatto Andy Warhol, e anche qua c'è una magia, no? C'è una Polaroid scattata da una persona che usa Polaroid, scattando un soggetto, Andy Warhol, che sta usando la Polaroid, da cui esce fuori la Polaroid, no? E quindi è l'arte nell'arte, è l'enfasi, no, dell'utilizzo della fotografia istantanea legata ad un personaggio super famoso. Io molte volte dico che la mia aspirazione, no, artistica massima è sì produrre arte, ma creare una factory, perché quello che aveva fatto Warhol a New York è probabilmente irripetibile, ma aveva creato un movimento artistico e un mecenatismo che mi manca. Io qua a Milano vorrei veramente avere un punto di riferimento dove, a parte sedersi al tavolino e scambiare quattro chiacchiere o bere un bicchiere di vino, di parlare di qualche cosa che interessa a tutti e che accomuna tutti i fotografi, e siccome il brainstorming è quello che crea a livello cerebrale e poi l'occhio dell'artista lo trasforma in opera, attraverso una factory simile a quella che aveva creato Andy Warhol, probabilmente si potrebbero produrre ancora più bellezze. A proposito di bellezze, facciamo un viaggio a Parigi e faccio vedere come modestamente si può riprodurre una scena. Io qua ero anno scorso, non ricordo se era anno scorso, sì, perché ci ho fatto l'ultimo dell'anno, quindi era il 2019. Questa è una fotografia, credo, fatta con il telefonino alla Tour Eiffel. Avevo la Polaroid con me, la SX70, e faccio vedere com'è la differenza di un'istantanea di adesso che puoi fare con il telefonino e un'istantanea studiata naturalmente di più, ma fatta con Polaroid, che è la successiva, e quindi la rappresentazione in Polaroid della stessa Tour Eiffel, che naturalmente viene fuori con un'atmosfera, una pasta che solo il Polaroid può riprodurre. E la successiva è lungo Senna, dove io sono andato a fare una bellissima passeggiata con la mia compagna, che è questa, che sembra quasi un dipinto astratto, no? Da come, a parte questo monocromo ingiallito che solamente il Polaroid può fare, ma dà proprio una pasta che non è a fuoco, non è sfocato. E qui non è che uso delle tecniche come faccio le fotografie in moda che muovo la macchina o cose del genere, cioè proprio questa è come viene scattata in Polaroid. Ma è incredibile, è incredibile, Alessio, anche come il supporto stesso, no? Da proprio questa sensazione diversa, incredibilmente, certo, diversa, proprio il fatto di avere quest'opera che non è così, così nitida, così incredibilmente dettagliata come quella che ci tira fuori il sensore del nostro telefonino, no? Ma è proprio una poesia diversa, e vorrei aggiungere anche forse quella cornice bianca attorno che la rende ancora più preziosa, no? È un insieme di cose. Beh, se tu noti in tutte le mie fotografie, anche commerciali, quando lavoro per una rivista e quindi quando mando via il materiale, l'unico ritocco che faccio è ci metto il passepartout intorno, cioè io le incornicio con una proporzione di cornice pari all'assomigliare ad un Polaroid 20-25, quindi scatto in quattro terzi e metto la cornice intorno come se fosse una Polaroid. Questo è proprio un qualche cosa che, essendo nato da quello, per me il portare avanti un tipo di bellezza che assomiglia a quella bellezza primordiale è fondamentale. Sempre parlando di viaggi e spostarsi sempre con l'attrezzatura, io quando vado in giro ho la mia valigia e poi ne un'altra che è fatta esclusivamente di apparecchiature fotografiche, quindi a seconda di dove vado so
che posso usare usando l'atmosfera romantica, per esempio, di Parigi, sono andato con un corpo digitale, sono andato con la Polaroid SX70 e mi sono portato anche la macchina da film, in questo caso un Hasselblad, per fare l'Hasselblad quadrata. La Polaroid SX70 fa le foto quadrate e c'è un motivo conduttore per cui in questa mia esperienza di una settimana a Parigi ho prodotto in quadrato la mia visione di Parigi. Però andando dall'altra parte del mondo, ad Hong Kong per esempio, nella preparazione di un servizio scattato a caso in controluce, quindi immagini molto sporche che non erano per far vedere o per vedere prima che cosa sarebbe venuto nel servizio, ma per fare solamente delle immagini da dare alla modella, ho fatto questi Polaroid che puoi andare anche a vedere anche il successivo, quindi la 27, che io firmo molte volte e dato, perché comunque è un ricordo bellissimo. Io vedo che tutte le modelle hanno un atteggiamento completamente diverso durante il lavoro se uso la Polaroid, perché si affascinano, quindi sgranano gli occhi e vogliono il giocattolo, vogliono il tipo un souvenir del servizio, e fa tantissimo, fa tanto primo per avere un mood con la modella di un certo tipo, ma fa tanto anche per esercitare, per passare un po' di tempo, per far vedere che cosa riesce a fare, per affascinare con tanta attrezzatura. Quindi per me è veramente un divertimento quando porto dietro la Polaroid e poi far vedere invece con l'altra Polaroid, perché io ho tutti i modelli, e quindi quella che era rappresentata nella fotografia di Andy Warhol, di Robert Mapplethorpe, sì. Si può far vedere una cosa spiritosa, no? Il mio famoso pappagallo, eccolo qua, che è di piume vere, ma in realtà è imbalsamato. E poi far partire il video, sì. di quando si apre la Polaroid fatta in formato grande, quindi questa è un rarissimo caso di Polaroid. In questo caso sono delle Fuji che ho preso in eBay perché sono introvabili, queste non vengono più fabbricate. E poi successivamente la fotografia del pappagallo, ma faccio per così, questo era un finale di scherzo senza pretendere di paragonarmi a nessuno, perché ho trattato precedentemente dei mostri sacri della fotografia, e è difficile fare un paragone con il proprio lavoro. Lascio a loro il fatto di avere fatto una forma d'arte incredibile a cui tanti si sono ispirati, per far vedere anche quello che si può fare, insomma, attualmente con dei mezzi esistenti, per fortuna, che spero non termineranno mai di produrli. Bene, bene, bellissima anche questa. Produrre, se abbiamo finito le diapositive. Dimmi tu se questa era l'ultima, questa con la tua opera del pappagallo. No, puoi far vedere a bianco e nero, ma era ecco solamente... Qua, okay, sì, ci sono. Fermarmi in questo discorso perché volevo far vedere una parte di cose che posso fare mentre faccio un viaggio o quando mi porto dietro l'attrezzatura Polaroid, però era per lanciare, visto che questi che abbiamo fatto vedere ultimamente sono dei lavori attuali, volevo lanciare il concetto che esiste la fotografia istantanea in tante forme e stili di fotografia che non riguardano la Polaroid, ma che riguardano il modo di fotografare. E quindi so che tu nel tuo lavoro hai anche una parte che è sviluppato nelle cerimonie, e quindi in questo caso nella fotografia di matrimonio, dove in realtà, e poi lascio parlare te, tu devi eseguire le istantanee della giornata, perché cosa di più istantaneo c'è di un matrimonio in cui hai quelle 7-8, delle volte forse 7-8 sono le ore in cui si sta a pranzo, ma in quella giornata in cui gli sposi ti hanno preso per poi testimoniare in un bellissimo album quello che è la giornata più importante della loro vita. Allora Alessio, intanto credo di doverti mettere in questa visualizzazione in modo che poi se vuoi, se puoi intervenire anche tu e riesco. Sono lì, sì, sono qui, da questa parte, esatto.
Bene, questa visualizzazione così affiancata è particolarmente riuscita. E, ti dicevo, credo che tra l'altro sia l'unico modo per riuscire a sentire anche il tuo audio. Diciamo okay. che c'è un discorso che si può naturalmente collegare, il discorso della, del momento unico, dell'istantanea che deve cogliere un istante della vita di qualcuno, un istante che comunque è per forza di cose unico, irripetibile. E mi ricordo quando anche ieri parlavamo insieme di, sì, anche del mio lavoro, io ti avevo detto che qualche volta scatto in Polaroid anche ai matrimoni, no? Allora esatto. era venuto fuori il discorso che qualche volta al matrimonio mi succede appunto di fare dei ritratti in Polaroid, ma più che altro per il divertimento degli invitati, sai? Molte persone non sono abituate oppure sono disabituate magari, no? a vedere una stampa, a tenerla in mano, e il fatto di scattare durante appunto una festa che raccoglie molte persone insieme, persone che magari non si vedono da anni, parenti lontani, riuscire a dare qualcosa loro in mano che sia così anche anacronistico sotto un certo punto di vista è molto affascinante nel contesto di una festa di matrimonio. Ma la cosa incredibile è quando tu scatti ad esempio una Polaroid a, non so, a tre persone, a un gruppo di tre persone, e tu gliene consegni una e gli altri dicono: ma a me non me la dai? E se tu comunque ne scatti un'altra per l'altra persona, e non sarà la stessa cosa, è comunque una copia unica di quell'istante. Cioè non è che tu scatti una foto a questa coppia con una classica macchina anche digitale e poi ne fai tre copie. No, è profondamente diverso. Tu fermi un istante che non è quello che hai fermato magari semplicemente tre secondi prima quando hai fatto l'altra Polaroid, quindi l'unicità di questo pezzo. E non solo succede quando ti chiedono una copia in più, ma succede anche perché io spesso, di mia volontà, ne realizzo volutamente due perché una mi piace lasciarla agli sposi, quindi in un album che viene magari lasciato lì, gli sposi possono avere questa loro copia, appunto unica, e poi un'altra copia l'avranno le persone che si sono fatte ritrarre. È un gioco che coinvolge molto. Qualche volta, questo non te l'ho detto Alessio, ma ho anche pensato di lasciare lì delle Polaroid, ma è stato un disastro perché non si rendevano conto di quanto finisce presto un rullino di una Polaroid, un rullo, e ma anche dei costi, perché poi comunque i costi sono lievitati negli anni, quindi è diventato un po' un lusso scattare in Polaroid. Sì, è vero, no, il costo è impegnativo ed è ancora più impegnativo adesso perché essendo un prodotto di nicchia se un po' se ne approfittano, e poi è costoso perché non viene fatto più a livello industriale. Parlo delle Pola, non delle SX70, ma quelle appunto che non si trovano più, quelle, c'è una speculazione su quelle incredibili, no? Trovi un pacchetto da 10 costa 100 euro o 70 euro e quindi però ti volevo domandare, no? Quando tu esegui un lavoro durante una cerimonia, fai vedere a volte che cosa fai con la digitale, oppure esegui e non lo fai vedere, lo fai vedere poi quando consegni la provinatura, no? Dove poi gli sposi scelgano gli scatti. Io tendo a non far vedere mai quello che c'è nel display mm-hmm. della mia macchina fotografica. Diciamo, deve essere proprio una cosa che parte da me, perché mi rendo conto di aver fatto magari uno scatto così bello che forse non riesco e voglio condividerlo. Ogni tanto succede, mm-hmm. ma ogni tanto. Altrimenti, ma perché, se me lo chiedono, sì, sì, è difficile. E perché quando un fotografo fa un servizio in digitale e deve per esempio darlo ad una rivista online o comunque fare un uso, non so, che è un advertising Instagram, nessuno chiede il materiale fisicamente e quindi quello rimarrà lì e poi si perderà nel tempo, non la traccia, perché la traccia la ritrovi sempre, ma con la velocità della pubblicazione in digitale, in quanto in 15 giorni va sotto, no? Sì, quindi non esatto. ti appare quasi più se non vai a fare una ricerca. Come se lo stai scorrendo su un telefono. E tu hai fatto anche tanti lavori di moda, hai fatto tante advertising, mentre
la fotografia di matrimonio ancora viene messa nell'album. Questa ha un'importanza sociale molto evidente, no? Sì, direi di sì. Diciamo, io tra l'altro cerco sempre di, non dico di convincere, ma di far capire alla coppia che si rivolge a me l'importanza di avere comunque le loro fotografie stampate e raccolte in un album. Poi indipendentemente anche dalla tipologia di album, diciamo che ci sono davvero moltissimi prodotti. A me piace molto consegnare Alessio anche poche stampe montate su dei passepartout in cartoncino bianco. E non mi importa di fare l'album, diciamo, classico, enorme, con dentro 100 foto, no, ma anche se una coppia mi dice Adriano, io voglio i file, non mi importa, alle volte sono io stesso che gli stampo magari 10 fotografie che dico io, magari stampate in un certo modo, con una carta di qualità, su un cartoncino che le incornicia, come prima parlavamo appunto della cornice che fai tu nelle tue opere o di quella della Polaroid, e mi piace consegnare in questo modo i lavori. Il supporto sicuramente impreziosisce un'immagine, quindi consegnare dei file è una cosa che mi piace sempre poco, anche se alcuni comunque poi vogliono i file. È la giusta destinazione di un'immagine quella di essere stampata dal mio punto di vista. Sì, faccio proprio perché a livello sociale, cioè, sai, la storia delle famiglie è fatta di album, ora un po' meno, no? Sì. Però vedo che tante company, anche inviando direttamente e pagando con la carta di credito, tendono a proporti di realizzare il libro, il volume di stampe, le rilegature, lo faceva anche la Apple, penso che continui a farlo credo adesso. Perché comunque... il fatto di avere l'oggetto fisico che magari lo metti sul tuo tavolo è come una collezione di libri, no? Lì dentro c'è la tua storia ed è fisico. E poi l'altra cosa è anche che quando si guarda un album di fotografie, per esempio della cerimonia, ci si avvicina molto e la curiosità cade su quello e non c'è verso da dire aspetta te la mando oppure... È vero. E quindi crea, questo lo volevo dire perché in questo momento in cui siamo stati tutti più a casa ci è venuto più la tattilità, no? Il fatto che io avevo i libri mi ha aiutato. Se avessi avuto tutti i libri in digitale non avrei avuto la stessa sensazione, no? Sì. E anche il fatto di fare questi talk, che viene in automatico di parlare, sembra, no? del vecchio stile, come questo del Polaroid o come delle camere tradizionali che abbiamo affrontato le settimane precedenti. Ma in realtà penso che ci sia un perché in questo momento tanti stanno riscoprendo l'analogico. Cioè c'è proprio una filosofia per cui nel momento del problema, anche subdolamente, il cervello va a sintonizzarsi verso qualche cosa a cui tieni di più e da lì viene fuori la verità, il vero, la cosa che ingenuamente magari non l'hai programmata, ma che ti fa suscitare quella di emozione o di sensazione di recupero, non so che cosa dire, perché è difficilissimo, comprende tantissime cose. E quindi è fondamentale, era quello che ti avevo lanciato come gancio per parlare di una cerimonia, perché che cosa c'è di più intimo durante un matrimonio? E soprattutto la responsabilità del fotografo, che io non mi sono mai preso, per cui quel giorno lì non è che te lo rifanno la settimana dopo, perché scusi, mi è venuta male. Beh, lì sarebbe da farci una talk per parlare solo di quello. Esatto. Per parlare solo di quello. Sai Alessio, collegandomi al discorso della fotografia istantanea, magari alcune persone non lo sanno, ma questo ritorno alla fotografia istantanea, alla stampa, ma in particolare alla tipologia, diciamo, in stile Polaroid, ha fatto sì che anche alcuni fotografi si adoperassero per realizzare dei ritratti in copia unica, utilizzando tecnologie molto simili alla Polaroid, addirittura anche inventandosi alcune tecniche, anche abbastanza alchimistiche, non so se si può dire. Sì, alchimistiche. Se si può dire. Però penso, ad esempio, ne abbiamo parlato già noi più di una volta, a quei fotografi che hanno realizzato proprio quest'anno a Sanremo, per il Sanremo 2020, quindi appena concluso, perché mi sembra sia a febbraio,
il ritratto in copia unica di tutti i partecipanti a Sanremo, e magari se vi andate a cercare qualcosa su YouTube ci sono dei video. E la cosa incredibile è che questi fotografi hanno realizzato, proprio loro, studiato una macchina fotografica che addirittura fa una cosa ancora diversa dalla cioè ha al suo interno un foglio di carta sensibile che viene impressionato da uno scatto che, proprio contrariamente a quello che noi siamo abituati a fare, è uno scatto lento, perché se non sbaglio scattano con tempi mai inferiori al secondo, con una quantità di luce incredibile, con delle arri dalle parti così, e addirittura ho visto in qualche backstage che mettono, come facevano una volta i fotografi dei primi del Novecento, cioè, l'appoggio, bravissimo, mettono un riferimento dietro la testa del soggetto fotografato, e fa ridere vedere, non so, Piero Pelù che si mette lì, gli tengono e gli fanno lo scatto, ma la cosa incredibile è che creano un'opera unica. E la prendono, smontano questo dorso che è 61 centimetri per 61, cioè tu immagina quello che può essere, e vanno nel bagno, perché il set è allestito in una camera di hotel a Sanremo, dove arrivano questi cantanti, quindi anche l'atmosfera è abbastanza particolare, no? Si incontrano tutti questi personaggi qua, vanno nel bagno dove, con una enorme tank dove appunto entra questo foglio di carta di 60 centimetri, lo sviluppano al momento e sotto la doccia lo lavano. Lo lavano. È fantastico, lo fanno vedere al cantante che rimane così, cioè dice, ma questa è una roba che non ha valore, cioè, quindi è proprio, è la testimonianza di quell'istante unica e irripetibile. È fantastico anche questo ritorno a certe cose. Ti posso raccontare gli aneddoti, perché... Allora, un aneddoto è quello dei tempi lunghi, no? Per cui un formato così grande in una camera oscura, perché è un banco ottico che si sono fatti loro a soffietto a mano, l'obiettivo equivale quasi al foro stenopeico di una macchina che invece fa un formato magari 10x15. Già una macchina 10x15 con un foro stenopeico, e quindi con davanti al posto dell'obiettivo un buco, ha un diaframma considerato in 200, quindi immaginati, per impressionare quello e per quello che ci vuole una quantità di luce incredibile, e l'appoggio, il soggetto deve stare fermo. Ma il mio amico Davide Bernarello, che è il direttore dell'Arri Italia, Arri Light Italia, mi aveva detto, guarda adesso, mi hanno chiamato, devo andare a Sanremo a montare uno studio con tutte le luci LED in mio possesso qui, no? Quindi io mi immaginavo che allestissero uno studio gigante a Sanremo, una sala di posa, in realtà quelle luci servivano dentro una stanza, perché aveva bisogno di non so quanti watt, perché altrimenti invece di un secondo avrebbero dovuto usare magari 4-5 secondi. Infatti nel backstage, mi ricordo bene questo episodio, c'è Gabbani, quel cantante che mi sembra si chiama Gabbani, che dice, cavolo, ma qua è caldissimo, perché proprio lì sotto a tutti questi arri. E pensa, hanno usato solo gli LED, non hanno potuto usare né gli scarica né negli alogeni, perché altrimenti sarebbero cotti. Si fondevano i cantanti lì davanti. Però è incredibile, veramente una cosa affascinante, davvero affascinante, vedere questa macchina, vedere che ci sono ancora persone, fotografi, che apprezzano, che danno valore a questo tipo di fotografia. Una fotografia estremamente lenta, estremamente ragionata, quindi proprio l'opposto di quella al quale siamo abituati a fare oggi, ecco, quindi questo è fantastico dal mio punto di vista. Sì, ma c'è comunque un revival. Guarda anche solamente i filtri di Instagram, no? Tu vedi la psicologia, perché Instagram va un po' più veloce di quello che ti immagini, ma in realtà prende le idee dall'evoluzione della società. Quindi se ti fa venire la pelle liscia, finta, con il trucco finto, con un filtro nuovo, in realtà è perché l'esigenza di avere quello l'ha studiata molto tempo prima, e quindi poi ha realizzato il filtro nel momento sociale giusto. E adesso ho visto, non mi ricordo se la settimana scorsa, il filtro IR, l'infrared. Ah, okay. Cioè quello che ti fa venire tutta la vegeta, tutto il verde, tutti gli alberi, tutto quello che è verde, te lo fa venire a colori, è un infrared a colori rosso, con tutte le foglie rosse. E pensa che io ho preso i filtri infrared per fare le fotografie infrared in bianco e nero un anno fa,
quindi prima di partire sì per Miami, perché ho detto fra un po' andrà di moda l'infrared, perché a forza di tirare fuori tutti i valori che si dell'analogico si usavano un tempo, tra cui l'infrared era uno delle per i landscape usato perché è scenografico, certo. Instagram lo ha proposto la settimana scorsa, credo, non voglio sbagliare, che non è che sono un amante dei filtri di Instagram, però per dirti che la tecnologia di Instagram, ritornando a quella frase che ho proiettato prima. I toscani e Warhol, cioè Instagram sta rincorrendo il pop art con l'infrared, Warhol e tutta una serie di tecniche che per noi prima, fotografi un po' age, era normale, ma che non potevano essere rifatti molto semplicemente in digitale, no? Sì, quindi sì. È curioso anche quello. Ma, bene. Alessio, io direi che abbiamo fatto una bella chiacchierata sull'argomento, abbiamo sviscerato anche in profondità alcuni aspetti, anche utilizzando e commentando la slide che ci hai fatto vedere, la bellissima slide. Quindi, non so, non ho guardato sinceramente, e mi scuso, mai la chat, perché in realtà non, su YouTube è la prima volta che facciamo questa cosa non pensavo chat. Nemmeno appunto se ci fosse... No, ma più che altro specifica perché l'abbiamo fatta apposta su YouTube perché è molto più fruibile sul tuo canale e quindi chi non partecipa in diretta se la può andare a guardare tranquillamente su YouTube, cosa che su Instagram non c'è mai riuscito a registrare niente perché non aveva l'audio. Sì. E quindi non abbiamo potuta mai postare di nuovo. E poi anche per una questione proprio di qualità di quello che si può mostrare, un conto è andare a vedere un'immagine su mezzo schermo di uno smartphone, un conto è potersela guardare magari con comodo in un canale YouTube. Quindi io direi che ci siamo, Alessio, non so se volevi aggiungere qualcosa, ma come vuoi tu. No, poi facciamo, siccome questo è l'appuntamento del martedì, ricordiamo a tutti, chi ci segue in diretta o chi ci segue in differita, che tutti i martedì cercheremo di mantenere il nostro appuntamento oramai alle 18, esatto, per affrontare ogni volta una qualsiasi cosa curiosa che ci venga in mente. Esatto, e se ci sono alcuni suggerimenti da parte di chi magari ci segue sia su Instagram che su vari social, potete scriverci in direct come volete o anche direttamente su YouTube e noi sicuramente prenderemo con grande piacere in considerazione quello che ci verrà suggerito. Grazie a tutti. Grazie Alessio, è stato un piacere. Grazie a te. E un abbraccio forte, un saluto a tutti, al prossimo martedì. A martedì prossimo, grazie. Ciao Alessio, grazie a te. Ciao, ciao Adriano, ciao.